Salve! Rieccoci dopo un periodo di inattività. Molta inattività. Stiamo andando in un posto molto bello che io volevo vedere da tanto tempo. Abbiamo organizzato un fine settimana un po' così, all'improvviso. Arriviamo stanotte, stasera, verso il 10 di sera e ce ne andremo lunedì sera. E stiamo andando a... Vienna! A vedere la casa di Freud. E ora siamo in macchina, dobbiamo arrivare a Benevento, poi dobbiamo prendere il treno, poi dobbiamo arrivare a Napoli, poi dobbiamo prendere il pullman per arrivare all'aeroporto. Cioè, in pratica, anche se partiamo la sera, dobbiamo comunque avviarci a l'una di... Le due del pomeriggio. Ragazzi, siamo finalmente in treno e stiamo per partire per andare a Napoli. Adesso si cena, anche se sono le 6:30, 6:30, ma abbiamo aereo troppo presto, quindi ci mangiamo troppo due panini. Troppo presto e troppo tardi per la cena. Ragazzi, abbiamo trovato il mondo di Arianna. Tutta la roba Milk e Kinder. Stiamo andando a prendere il treno CAT City Airport che ci porterà direttamente nel centro di Vienna dall'aeroporto. Arianna va molto di fretta. Ragazzi, adesso stiamo per prendere la metro. Non sonno, voglio dormire. Oh, salve stavolta, sì. Ok, grazie. Si cammina ancora. Questa capitale è desolata. Siamo appena svegli, però non possiamo fare casino, poi vi spieghiamo perché. Allora ragazzi, stiamo facendo colazione, soltanto che ci sono poche cose dolci e più roba, diciamo, internazionale. Ma che palle! Ci siamo dimenticati che è domenica, io volevo andare a vedere la casa di Freud, ma... E quindi non possiamo... Chiusa. È chiusa la casa di Freud e poi vi dobbiamo raccontare un paio di storie che sono successe, perché sono davvero assurde. Allora, iniziamo con il fatto che io odio l'aereo. Cioè, mi fa paura, mi piace viaggiare ma mi fa paura l'aereo. E allora ieri sono andata in ansia. E a un certo punto vedo un uomo che sale sul nostro aereo, che doveva salire sul nostro aereo, che non aveva né valigia né borsa, non teneva un cavolo. Ho detto, che caspita sta salendo a fare questo, sta andando a Vienna. E poi vi leggo gli screen di Arianna, cioè dei messaggi che mi ha mandato perché lei era in priority e quindi ha visto questo signore. Vabbè, ho detto... Poi mi sono tranquillizzata e tutto. Fin quando non salgo sull'aereo, vedo i posti assegnati e stiamo a fianco a quell'uomo. E ho iniziato, oh mio Dio, non ci posso credere. Sicuramente vuole dirottare l'aereo, vuole suicidarsi. Ho iniziato a fare tutti questi pensieri. Per fortuna il volo è andato. E in più c'è un'altra storia sulla camera. Madonna. Poi per quanto riguarda la storia della casa, mentre, che cosa è successo? Che abbiamo preso questo hotel a 4 stelle, però Arianna non ha letto le informazioni della camera e alla fine siamo in un dormitorio, cioè siamo in una camera con altri 10 letti. Ok, non ho letto le informazioni, però c'era scritto camera e sono andata, cioè se avessi letto scritto dormitorio non l'avrei prenotata, c'era scritto camera. Raga, ma chi è che ha perso una sedia da gaming? Allora ragazzi, ci danno questo adesivo, bisogna metterlo a vista. Fatti i biglietti, 14 euro a persona. Adesso facciamo l'on tour della casa di Freud. Piango. Questi sono gli occhiali. Fashion. Questa è la valigia. Me lo credo. Questo mentre è una scatola dei giochi di Freud. Questi sono i bastoni. Ragazzi, questa è la stanza della figlia di Freud. Vediamo un pezzo di soffitto originale. Arianna che cerca di capire. Non cerco di capire, l'inglese lo so. Addirittura. Non so l'inglese. Sei bravissima. Infine qua vediamo delle foto. Come si può vedere la casa di Freud come era prima. Adesso faccio il zoom tour. Vai, entra giù.
126. Armadi, letto, questo è il bagno. Ora ragazzi stiamo andando a vedere il Palazzo Imperiale, che bello questo viale. È tutto completamente enorme, non c'è nemmeno un palazzo piccolissimo. Giovanni, mi devi fare le foto. Ragazzi, ora stiamo andando a mangiare, a pranzare, andiamo a mangiarci un hot dog. E tipico, abbastanza veloce, per poi continuare a vedere le cose, se no Arianna va in ansia. Ah, eccolo qua l'Arianna. A dopo, vi faccio vedere un po' il nostro paninazzo. E questo è il Duomo, che è immenso. Allora Arianna, dove siamo adesso? Siamo al Museo Albertina a vedere un sacco di cose che Giovanni non vuole vedere, ma io sì. Quindi Giovanni si deve stare zitto e deve venire a vedere i quadri insieme a me. Ok. Ragazzi, pausa merenda. Anna ha preso una sacca e lo strudel, che è enorme, pesa mezzo chilo. Salve, buonasera. Stiamo andando a cena in uno dei migliori locali dove mangiare il goulash, così Arianna finalmente si abbuffa, come si vuol dire. Perché per me una cosa fondamentale del viaggio è mangiare le cose tipiche. Lo so che direte, il goulash ungherese! E poi non sappiamo nemmeno se si vedrà questa clip perché è un po' buio. Mangiano... Ecco la nostra cena. E tutte e due i goulash, solo che a me è zuppa e a Giovanni invece non è zuppa. Un appetito, non vedo l'ora di mangiarlo. Allora noi abbiamo cenato. Era buonissimo. Era buonissimo, poi al massimo ve lo linkiamo sotto al video. Al massimo ve lo linkiamo sotto al video. Così andate a provare. E comunque qui sta chiudendo già tutto, quindi penso che andremo non proprio. Non sono neanche le 10. Ragazzi, abbiamo fatto colazione. Abbiamo mangiato un po' di dolce, di ciambella, latte con i cereali, latte con i cereali con Arianna, cappuccino. Il caffè e adesso si parte. Siamo arrivati al palazzo Schönbrunn. Vabbè, adesso lo andiamo a visitare, però non l'interno, perché allora, a parte che l'interno è enorme e dicono che ci vuole un giorno per visitare tutto il palazzo, ma poi costa tipo 30-40 euro a persona e diciamo che non è il caso, perché spendere 30-40 euro a persona per girarci 2 ore perché non abbiamo tempo è un po' sprecato. Quindi magari se un giorno torneremo lo visiteremo bene. Quindi andiamo a vedere solo i giardini, che sono gratuiti. Porta sempre fretta, dobbiamo fatturare pure qua oggi. Quello è il posto. Forse proveremo ad arrivare pure fino all'aggiù, ma è lontanissimo. Ragazzi, abbiamo un po' di letame che esce ancora del fumo. Stanno congimando il prato. Allora ragazzi, c'è stato un inconveniente. Non è un buon video se Arianna non sbaglia qualcosa. Io ero convinta che il palazzo dove si riuniva Freud con gli altri colleghi fosse questo. Invece no, è il Belvedere, che comunque ci andremo più tardi. Però che cavolo. Ragazzi, siamo arrivati sul luogo dove Arianna voleva andare finalmente, dopo diverse metropolitane e trasporti vari. Vabbè, è bello come tutta Vienna, tra virgolette. Arianna che cerca il luogo dove fare la foto. E infine questo è il museo di... Dove c'è il bacio di Klimt?
Ragazzi, dobbiamo rettificare un'altra cosa perché... Cioè, praticamente vabbè, devi alla venire fine... a fare i biglietti qua sotto, magari li puoi fare anche là sopra, però vabbè. E noi dobbiamo riandare lì in fondo per perché entrare nel museo. Ci sono più parti del museo, c'è questo e quello e forse un altro ancora. Poi. E io ho chiesto, perché lui ha detto quale, ho detto dove sta Klimt e lei ha detto allora là e io... Oh. Bellissimo, ci stiamo riposando un po' su questa mega panchina. Ci siamo in aeroporto per la partenza, è in mezzo pure l'aeroporto. Ci stiamo imbarcando, in ritardo ovviamente. Arriveremo in ritardo. Sto morendo di fame e di ansia. Ragazzi, buonasera. Salve. E parliamo già dal giorno successivo. Sono successe tante cose. Ma tantissime, davvero. Ieri. Non abbiamo avuto più tempo nemmeno di registrare un video. Quindi, l'aereo è fatto tardi, hanno cancellato i treni, non sapevamo come tornare a Benevento. Alla fine abbiamo preso il treno per Caserta e abbiamo dovuto aspettare 50 minuti a Caserta per prendere il pullman per Benevento. Siamo arrivati alle 11 a Benevento. Siamo andati a mangiare al McDonald's perché stavo morendo di fame. E alla fine niente, siamo tornati a casa. Questo è stato il nostro viaggio a Vienna. Speriamo che il video vi sia piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video. Ciao.